Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo questo video in cui vado a preparare sto facendo i test praticamente su WordPress 6 nella versione beta. Sto preparando i test per rilasciare l'aggiornamento di Sensei S2 del mio tema WordPress, ok? E poi andare a mettere insieme due o tre robettine. Ok, allora, visto che ho già fatto tutti i test, come potete vedere qui, funziona tutto perfettamente. Non ho visto niente di che di eccezionalmente nuovo in WordPress 6 al momento. Forse semplicemente sono incartati un attimino con tutte le varie ed eventuali, quindi sono un po' fermi su questa cosa. Ma a prescindere, la cosa che a me interessa in questo momento è che volevo farvi approfittare di questa cosa qua per farvi vedere come caricare online, come migrare online un sito WordPress in uno spazio web, ok? Per poter fare questo, mi sono fatto dare uno spazio web dall'amico Ivan Messina, ok, di Support Host, che mi ha fornito gentilmente uno spazio di quelli gratuiti che loro forniscono per fare i test. E mi ha detto: "Ah, Simo, se vuoi fare una roba, guarda, di questa lezioncina qua, chiacchierando", ho detto, "andiamo a buttare su, mettilo pure sul mio spazio, così fai vedere un attimino anche come funziona". Allora, voi sapete che io non faccio promozioni di questo tipo, eccetera, eccetera, quindi non guadagno niente da questa cosa, ok? È proprio una cosa che faccio insieme a Ivan per farvi vedere come funzionano i suoi spazi web e come caricare online un sito WordPress. Dopodiché, credo, ma non lo so mentre sto girando, ma penso di sì, eventualmente può essere che in descrizione del video trovate un codice promozionale a nome mio con un link di affiliazione per andare magari ad avere uno sconto per acquistare uno spazio web o qualcosa del genere. Ma insomma, con Ivan non ne abbiamo ancora parlato, quindi insomma vediamo. Intanto giriamo il video e poi sentirò con lui cosa passa al convento. Ok, allora questo è il mio sitino. No, aspetta, devo mandare la sigla. Iscrivetevi al canale, sigla. Allora, questo è il mio sitino WordPress 6.0 con già la versione 2.4.4 di Sensei, che è quella che andrà online il 24 maggio, quando ci sarà l'uscita ovviamente di WordPress nuovo, quindi tutto perfettamente funzionante. Allora, sono in locale, qui sto girando con un PHP 8 se non ricordo male, poi andiamo a vedere. Allora, vado in bacheca. Tra i tanti metodi che esistono per poter andare a fare una migrazione di un sito online, quello che a me interessa di più usare di solito è Duplicator, perché lo trovo facilissimo. Quindi Duplicator è un plugin che andiamo ad inserire dalla sezione aggiungi nuovo di plugin, lo cerchiamo e lo andiamo ad installare e lo andiamo ad attivare. Quindi vado subito qua, io ce l'ho già attivato perché ormai per me è un default quando faccio i test per farmi dei backupini a tirar giù, ok? E vado a creare un nuovo pacchetto. Quindi faccio crea nuovo pacchetto, questo è il nome del file, archiviazione, mi sta bene tutto. Successivo, molto bene. Scansionando il sito, mi dice che va tutto bene. Vado a compilare e in 448 mi dovrebbe andare a generare il backup. Quindi vedete, con Duplicator tutto estremamente semplice. Vorrei fare una precisazione: adesso che vado a scaricare, che devo entrare di là in Support OS, io Support OS non l'ho mai visto, ok? Quindi ho ricevuto i dati di accesso, come potete vedere qui. Abbiamo una pagina di cortesia che dopo vediamo che è il sottodominio in cui stiamo facendo i test, e poi abbiamo cPanel. Fortunatamente che conosco abbastanza bene, però di per sé adesso vediamo un attimino come funziona il servizio all'interno di questo provider. Ok, vediamo un attimino come è fatto e come possiamo eseguire le operazioni. Non dovrebbe essere niente di particolarmente complicato. Ci stiamo mettendo un botto a fare sto cazzo di pacchetto. Dai, ciccio, datta una mossa. Molto bene, abbiamo finito. Mi scarico l'installer e mi scarico l'archivio e ce l'abbiamo fatta. E fin qua tutto sotto controllo. Ok, qua posso anche chiudere. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere di qua. Allora, questa è la pagina di cortesia di Support OS. Se volete aprire uno spazio gratuito, c'è proprio un'area di testing che trovate all'interno del loro sito supporthost.it. Non mi ricordo più. Ma cercate Support OS, lo trovate, ok? E c'è un'area di testing dove potete attivare, ve la attivano in 2, 3 ore, 4 ore circa, un'area dove potete fare tutti i test e provare il loro servizio, ok? Che è quello che ho fatto anch'io, vedete? Ho questo sottodominio che si chiama sbaldassin3a2supporthost.a.eu, ok, perfetto. Già risolto anche questo problema qui. Ok, allora sulla base di questo, intanto chiudo qui, questa è la pagina di cortesia, e qui c'è il cPanel, ok? Con questa schermata, questo è il Jupiter, mi sembra il tema, sì.
sì, eccolo qua. Ok, allora abbiamo WordPress Toolkit e compagnia bella. Gli andiamo a dare una bella sbirciata, ok? Però prima di dargli una sbirciata io inizierei anche a caricarmi i file, che ci potrebbe mettere un pochino. Allora, vediamo dov'è il file manager. File manager, eccolo qua, file manager. Allora, clicchiamo. Ah, mi si apre una nuova schermata, molto bene. Allora, se c'è la cartella public HTML, sicuramente va tutto dentro qui. Quindi andiamo ad inserire qua dentro. Questa è la pagina di default, probabilmente quella di presentazione, dove sta l'upload. Ah, qui, ok. Allora, altra schermata di upload e i miei file nel frattempo sono qui. Eccole qua, l'installer e l'archivio. Quindi uno e una due, li pigliamo e li andiamo a trascinare. Molto bene. Beh, ci vorrà un pochino. Nel frattempo noi andiamo a sbirciare di là, ok? Qui torno quindi qua, andiamo a vedere un attimo. Allora, qui c'è la configurazione guidata per creare il database. Molto bene. E poi vediamo un po' le versioni di PHP dove stanno. Ah, qua, selected PHP version. Allora, cosa abbiamo? Vediamo. Allora, abbiamo come nativa. Ah, la 7.4 corrente come nativa, che comunque va benissimo perché è ancora supportata ed è quella più stabile di tutte, credo, a oggi. E poi abbiamo però la possibilità di switchare alla 8. Ah, la 8.1 pure. Bravo, Ivan. Non ho ancora visto in tanti provider la 8.1. Quindi 8.0 sì, io lo sto già usando. Mi sembra che sto usando la 8.08 nei test che sto facendo. Però la 8.1 ancora non l'ho provata, quindi suppongo che non sia ancora stabilissima. Infatti molto fa un po' strano vederla già implementata. Comunque ovviamente avrete fatto anche voi tutti i test del caso. Bene, fin qua ci siamo. Poi torno in tools, vabbè, lascio la 7.4, tanto va bene, non cambia niente. Poi che cosa abbiamo, bla 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 bla, ma tutte le solite cose di PHP MyAdmin, le solite cose di cPanel, quindi direi benissimo, tutto molto semplice e immediato per chi ha un minimo di dimestichezza con queste cose. Ma anche se non ce l'avete, comunque non è particolarmente complicato andare a portare a casa questa tipologia di dinamica e comprendere cPanel. Allora, vediamo come si è messi qua. Sta caricando 35%. A noi serve il database, però, ovviamente. Quindi andiamo a creare un database. PHP MyAdmin, MySQL Remote, ok, MySQL Database, non ne abbiamo neanche uno. Wizard di configurazione, la cosa più semplice del mondo. Allora andiamo qua, create database, solito. Allora lo chiamiamo database, lo chiamiamo test. Quindi aspetta che mi segno, perché sennò mi perdo. Sbaldas underscore test è il nome del database e va bene. Qui andiamo a creare lo user, facciamo admin. Ok, quindi sbaldas admin sarà il nostro user del database, admin. Ok, password, facciamo un generatore. Ok, e ci pigliamo, amico, have copied this password in a safe place. Certo, in un posto sicuro, amichissimo, la metto qua, guarda, più sicuro di così lo sto solo mostrando a tutti gli utenti di YouTube. Qual è il problema? Use password, molto bene. Allora, create user, va bene, andiamo, bene, salva, anche no, tanto, voglio dire, dovrò cancellare tutto dopo, mi hackerate in tempo zero. Tutti i privilegi, perché sono un fico, molto bene, facciamo next step, molto bene, e return to MySQL, ok, benissimo. E qui abbiamo il nostro database, bello e fatto, ok, direi che nessun problema anche qua. Allora, file manager come si è messi? 72%, vabbè, inevitabilmente qua adesso dobbiamo aspettare un attimo che finisca, anzi quasi quasi, vediamo un po' come faccio a lanciare l'installazione. Sicuramente mi darà un problema, però a prescindere io devo andare a passargli slash, gli devo passare il nome del file, quindi installer.php, che l'avrebbe averlo già caricato perché è velocissimo. Quindi se io faccio così, obiettivamente mi dice amico bootloader, aspetta un attimo, archive not found, cioè non c'è l'archivio, ciccio, che cazzo te vado ad installare? Se non c'è l'archivio io non installo proprio niente. Quindi inevitabilmente, amici miei, ci tocca aspettare un attimino che finisca. Allora, ricordatevi sempre che quindi quando partiamo con l'installazione da un duplicator dobbiamo andare nel nome dominio, che ne so, simoneballesteri.com/, e andare a scrivere il nome del file di installazione, che è questo qui, installer.php. Eccolo qua, installer.php. Allora, se sto coso la finisce anche di caricare, andiamo e passiamo alle altre fasi dell'installazione, che sono velocissime se tutto funziona come Dio comanda. Ma fin qua mi sembra che comunque vada tutto a gonfie vele senza nessun problema. Oh, ce l'abbiamo
fatta. Bravo vecchio. Allora, vediamo qua. Public HTML. Abbiamo tutta la struttura di WordPress. Molto, perché non ha... Ah, vabbè, giustamente, però non ho fatto ancora un cazzo. Ok. Allora, se ricarico qua l'installer, mi dovrebbe dire che è tutto a posto. PHP version mismatch. Ok. Allora, mi fa notare qua che l'installazione che io sto per caricare è in PHP 8, ok? Mentre io la sto caricando in 7.4. Ok, ma questo non dovrebbe essere un problema perché non ho nessun problema di retrocompatibilità con il mio tema e WordPress men di meno finché stiamo in queste versioni aggiornate. Quindi lasciamo pure così, faccio: "Ehi amico, ho letto tutto e accetto. Next." Andiamo a fare l'estrazione dei file, qui ci potrebbe volere qualche minutino, vediamo un attimino quanto ci mette a toglierci questa cosa dalle balle. Forza Ciccio, credici, credici. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, qui, solite cose, mi chiede, allora, action remove all data. Qui mi chiede se devo rimuovere da un eventuale database già esistente tutto quello che c'è all'interno. Ok, va benissimo, lasciate quella. Host, localhost, salvo diversa segnalazione da parte del provider, è sempre quello. Quindi iniziamo con il nome del database, era Sbaldas Test. E andiamo a mettere qua, Sbaldas Test. Ok, lo user era Sbaldas Admin, ok, e questo qua era la password che aveva messo, quindi andiamo a cacciare qui. Molto bene, facciamo un test database e ci dice fail, fail. Molto bene, perché? Te pareva, non poteva andare tutto a posto subito. Che gusto c'era, se no? Che gusto c'è, se non va tutto a mignotte? Avrò sbagliato la password? Spero no. Sbaldas test. E ok, benissimo, benissimo. Adesso abbiamo passato i test, ok. C'era stato un piccolo problema che avevo cannato io a copiare e incollare la password, giustamente. Avrò preso uno spaziettino in più. Vabbè, succede nelle migliori famiglie. Ok, quindi pass good, siamo a posto. Piccola verifica che ho fatto per andare a gestire un attimo questa cosa qua. Next, ok, run installer with setting. Ok, perfetto amico, grazie mille. Vai pure, installa in database. Database ce l'abbiamo fatta. Next ce l'abbiamo fatta e siamo a posto. Auto delete installer ciccio bello, ok, fatto tutto. Andiamo direttamente all'area di login, quindi Simone, la password difficilissima che come sempre uso è demo, quindi ricordami. Entriamo, ok, perfetto. Ah, nel frattempo è anche in HTTPS, che prima non vedevo. Ah, invece c'è passato, ok, fantastico. Infatti avevo letto che nel provider Diva l'HTTPS veniva implementato in automatico una volta fatta l'installazione. Effettivamente è così. Allora vediamo un attimino cosa è successo. Allora, di qua siamo col database e siamo a posto. Se io torno in tools posso andare a vedere il mio bel database su PHP MyAdmin, che dove cazzo sta PHP MyAdmin qui, ok, perfetto. Eccoci qua, ok, questo è il mio bel database con tutti gli ambaradan, direi che ce l'abbiamo, perfetto, ottimo. Allora, per quanto riguarda il sito, qui dovrebbe essere tutto sotto controllo, vediamo, qui non mi serve più, questo qua se vado a ricaricare dovrebbe aver tolto tutti i file di installazione, quindi vediamo se abbiamo tutto a posto, direi di sì. La cosa che possiamo togliere è sicuramente questo qui, ok, possiamo andare a togliere dalle palle. Cosa dice qua? Are you sure you want to move the following file to the trash? Yes. Skip the trash. Ah, ok, non metterlo nel cestino, toglierlo dai coglioni automaticamente. Va bene, si può anche fare così, quindi fuori dalle palle. E di qua posso chiudere, i file di installazione sono andati a farsi benedire, se vado a visitare il sito dovrebbe essere tutto a posto. Eccolo qui, guarda che bene. Ok, molto bene, molto perfetto. Ok, tutto perfetto, direi. Funziona tutto perfettamente, abbiamo fatto tutto molto velocemente. Quindi direi che nessun problema da segnalare. Ok, qua si è piantato un attimo, potrebbe essere anche il fatto che sto registrando e quindi rallenta un po' tutto, obiettivamente. Bene, detto questo, allora ragazzi, avete visto com'è facile con Duplicator e lavorando su un provider che ha anche cPanel, ma anche se non è cPanel, insomma, in qualche maniera si riesce a fare, basta seguire le istruzioni, andare a mettere online un sito WordPress. L'importante adesso è che facciate un bel giretto per andare a vedere se funziona tutto. Eventualmente, se avete qualche problema, Mixed Content con l'HTTP, HTTPS, installate il plugin Real Sample SSL che fa tutto. Per
Per quanto riguarda invece il discorso di support host, se avete piacere fate un giretto nel sito support host, ok, andate a vedere la prezzistica che comunque è prettamente nella media e provate eventualmente lo spazio web per vedere se fa il caso vostro o se risponde alle vostre esigenze o se vi trovate bene, ok. Io ringrazio il buon Iva Messina per avermi contattato per fare questo video sul suo spazio web, ok, a prescindere, indipendentemente da, poi vediamo insomma un attimino se posso darvi delle agevolazioni per usufruire dei suoi servizi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time, come direbbe Sina Gagini, ciao.